Sta a voi giudicare la correttezza istituzionale di questa conversazione. Ma noi consideriamo rilevanti le parole con cui Loris D'Ambrosio racconta che nel 1993 c'erano due scuole di pensiero. Da una parte il presidente Scalfaro e il capo della polizia Vincenzo Parisi per l'alleggerimento del 41 bis, e dall'altra parte il colonnello Mori e Francesco Maggio per un più facile accesso nelle carceri degli investigatori. E cos'erano? Colloqui investigativi o trattative? Io credo che ci fossero due scuole di pensiero, per intendersi. Una era l'alleggerimento del 41 bis, no? L'altra era il colloquio investigativo e consentire più agevole accesso nelle carceri agli amici di Ciccio Di Maggio. E lo so, e io in tutto questo, che Lei cosa secondo me non ha posso saputo dire? niente mai, perché questo era un discorso che riguardava nella parte 41 bis, alleggerimento 41 bis, Mori, Polizia, Parisi, Scalfaro e compagnia. Per la parte invece di colloqui investigativi un po' sconsiderati, oppure almeno un po' facili, ecco così, la parte di Maggio, Mori e compagnia. Un'altra cosa che io non ho mai seguito bene, ma non ho mai, mi ha sempre stupito, che Gioè fu ucciso, cioè morì, si suicidò, non so se se lo ricorda. Eh sì, come no. Allora, questa storia del suicidio di Gioè, secondo me, è un altro segreto che ci portiamo appresso. Io che cosa posso dire? Io No, ma io non. dico, voglio dire, questa è veramente una storia che però viene trattata, come posso dire, con una facilità e anche con un discorso mediatico così squallido, per così dire, da non poter essere un discorso processuale. Questo è quello che io voglio dire. L'altra cosa che non capisco è questa, diciamo, questa notizia che compare su alcuni giornali, che tutto quello che riguardava i rapporti tra il Ross, Ciancimino, il figlio, è scomparso tutto completamente dall'archivio, dall'archivio del Ross. Beh, non si è trovato niente. Questo non lo dimostrerà mai nessuno. Dice non si è trovato, non si è trovato, ma non si è trovato perché non c'era, o non si è trovato perché è stato tolto di mezzo.